tutti ragazzi e ben ritrovati a questo mio nuovo Winnebago blog. Oggi di cosa voglio andare a parlarvi, ragazzi? Non so se vi è mai capitato anche a voi di avere magari un motivetto per la testa e di continuare ripetutamente a fischiettarlo, però non vi ricordate il titolo di questa canzone oppure anche chi la canta. Bene, oggi vi faccio vedere. O perlomeno vi presento un servizio online completamente gratuito per risolvere questo problema. Adesso molti di voi mi manderanno a quel paese guardando questo video perché o conosceranno già il servizio di cui vi sto parlando e di conseguenza cambieranno sicuramente video, si cercheranno qualcosa di più interessante su YouTube, oppure magari qualcuno di voi è interessato a risolvere questo problema. Che sinceramente devo dire la verità, a me capita spesso e volentieri. Il servizio in questione si chiama Midomi. Che cos'è Midomi? Midomi è un servizio, come stavo dicendo prima, online, completamente gratuito, che vi dà la possibilità di ricercare delle canzoni, le quali possono essere poi dopo acquistate su iTunes. Come si fa? Allora, innanzitutto vi dovete collegare alla pagina, cioè al sito, scusate, Midomi, www.midomi.com. Dopodiché, l'interfaccia che vi si presenta è questa. Quindi, che fare? Cliccando su questo pulsantino qua, avete la possibilità di fare una piccola registrazione. Registrazione che può essere fatta o canticchiando semplicemente o fischiettando o nel caso mio diciamo oggi andrò a provarla avendo registrato una canzone semplicemente sul mio telefono e vado a riprodurla proprio sul sito di midomi.com. Ok, aspettate un attimo che prendo la canzone, eccola qua. Ora vi faccio vedere. Non fischio e non canto soltanto perché non ho intenzione di rovinarvi la giornata. Poi oggi è anche sabato, figuriamoci. Scherzo, logicamente. Vado a riprodurre la canzone. Ecco, come vedete, dopo una breve, diciamo, registrazione, Midomi vi crea una sorta di playlist di tutte le canzoni che a parere suo possono corrispondere a quello che, diciamo, abbiamo registrato. E come vedete, adesso in questo caso io logicamente so chi la canta, ma comunque sia, può succedere che cioè non si può sapere chi le canta e quindi si possono provare tramite queste sorte di anteprime, vedete, vi fa ascoltare proprio l'anteprima della canzone. Quindi poi dopo cosa fate? O l'acquistate, oppure tanto a voi interessa bene o male il titolo e chi la canta e potete scaricarla in tutti le maniere che già conoscete, ok? Mentre invece per chi non vuole usufruire di questo programma, diciamo di questo servizio online, scusate, c'è la possibilità anche di installare un software proprio all'interno del nostro sistema operativo che ha bene o male le stesse funzioni di Midomi e si chiama Tunatic. Come vedete, c'è la possibilità di scaricarlo sia per la piattaforma Mac OS X oppure per Windows. Sinceramente non so se possa andare bene anche per 7. Qua vedo soltanto 2000 XP. Io logicamente non l'ho scaricato e non manco lo scaricherò anche perché sono del parere che dato che ci sono i servizi online gratuiti preferisco usufruire di questi e non riempirmi magari di centinaia di software nel PC che non fanno nient'altro che rallentare il sistema operativo oppure ammucchiarsi nel Finder per dopo non sapere a distanza di mesi che a cosa servono
quei programmi o quant'altro. Quindi, per chi invece fosse interessato, come stavo dicendo, a scaricare questo software, eccolo qua. Dovete collegarvi a www.wildbeat.com/tunatic/. Eccolo qua. Bene ragazzi, che altro dire? Anche per quest'oggi Marco Perio vi saluta e vi dà l'appuntamento al nuovo video. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno. Potete commentare mettendo pollici in giù, pollici in su. Visto, ogni tanto vedo che c'è qualcuno che mette il pollice in giù senza poi neanche lasciarmi il commento. Evidentemente o le sto antipatico io o forse fanno, i miei video fanno veramente bene. Età. Comunque, fate quello che volete, commentate, se avete bisogno di qualsiasi cosa, io sono qua. Ciao, alla prossima.